Nelle sedute del 25, 26 e 27 novembre, il Consiglio regionale ha esaminato, discusso e approvato l'assestamento del bilancio 2014. L'assessore alla sanità Antonio Saitta, nella seduta del 25 novembre, ha svolto una comunicazione in aula sulla delibera che riorganizza la rete ospedaliera in Piemonte. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con l'intervento di tutti i gruppi consiliari. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne, il 25 novembre l'Assemblea Legislativa ha approvato due documenti, prime firmatarie rispettivamente Valentina Caputo e Stefania Bazzella, per estendere il codice rosa alle aziende ospedaliere piemontesi. Presentate a Palazzo Lascaris dall'assessore alle pari opportunità Monica Cerutti le azioni della Regione per contrastare e prevenire la violenza di genere. Tra queste lo stanziamento di 1 milione di euro per centri antiviolenza e case rifugio. Una delegazione cinese in visita in Piemonte in vista di Expo 2015 è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio e dall'assessore al turismo. La delegazione ha illustrato le iniziative per creare un ponte tra il Piemonte e i turisti di tutto il mondo, in particolare della Cina. Fino al 17 dicembre all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio è visibile la mostra Gli Indesiderabili. Organizzata dalla Lega Antivivisezione, la rassegna si compone di pannelli e disegni che raccontano le peculiarità di alcuni animali, appunto indesiderabili. Proseguono nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino gli incontri del caffè letterario. In programma a dicembre, giovedì 4 le avventure di Pinocchio, giovedì 11 il canto dei presepi e giovedì 18 bruciami l'anima.